si chiude in semifinale la stagione 2023-2024 dell'Italservice Pesaro Calcio a 5. A giocarsi lo scudetto sarà la Meta Catania, che giovedì sera ha vinto gara 2 a Pesaro per 5-4 davanti a un Pala Megabox gremito, dal quale si congeda un Italservice che esce dalla stagione a testa altissima. Finisce anche con un po' di rammarico, perché a lungo Pesaro ha carezzato la possibilità di trascinare la semifinale a gara 3. Dopo il KO Interetnea, Pesaro infatti parte forte dopo 2 minuti avanti con uno strepitoso gol di Barichello. Italservice che manca il raddoppio e Catania punisce ribaltando la contesa sul 2-1 a proprio favore. Pesaro però c'è e Caruso fa 2-2. Il portiere di Catania è però in stato di grazia e i siciliani vanno all'intervallo sul 3-2 a proprio favore. Nel secondo tempo l'Italservice trova il pareggio in power play con Barichella 2 minuti e mezzo dal gong, si annusano i supplementari ma Pulvirenti si inventa il 4-3 decisivo a 55 secondi dalla fine. Portiere di movimento per Pesaro, ma Silvestri intercetta un pallone a porta vuota, firma il 3-5 per Catania. Juan Fran a un secondo dalla fine sigilla l'ininfluente 4-5, epilogo di una stagione di netta crescita per l'Italservice, tornata tra le migliori 4 d'Italia dopo aver raggiunto i playoff da ottava in classifica e aver eliminato ai quarti la capoclassifica Olympus Roma. La stagione si conclude, una stagione decisamente molto positiva. Abbiamo raggiunto un obiettivo meraviglioso, che è una semifinale scudetto, insperata a inizio campionato, a inizio di questo progetto insieme a Fausto Scarpitti e a questi giocatori. E chiaramente questa sera c'è grossa amarezza, perché noi ci credevamo, speravamo di vincere questa partita e andarci a giocare la terza partita, la bella, a Catania. Però purtroppo questo è lo sport, loro sono bravi, sono cinici, sono forti, una rosa molto lunga, e hanno punito ogni nostro errore. Noi purtroppo questa sera ne abbiamo fatti tanti, a iniziare dai 2 tiri liberi sbagliati, e purtroppo a ogni errore nostro loro ci hanno punito e l'epilogo è stato purtroppo negativo per noi. Penso che oggi abbiamo disputato una gara 2 veramente importante, dimostrandoci assolutamente a livello della Meta Catania, che è una delle favorite alla vittoria finale chiaramente. E nonostante, penso che abbiamo fatto una stagione straordinaria, al di sopra anche delle previsioni e delle attese, rimane il rammarico, perché penso che questa squadra meritava di potersi andare almeno a giocare la gara 3, per quello che ha costruito in questa gara, per come hanno lottato, e permettimi, per il pubblico spettacolare che c'era oggi, è stata veramente una cornice fantastica. Credo che noi, la società, possiamo che essere soddisfatti di questa serata e più che altro di tutta la stagione, perché veramente Pesaro è tornata tra le grandi, Pesaro ha giocato alla pari con tutti, e questo penso che è l'obiettivo primario che una società come la nostra si deve porre. È un progetto che è iniziato a medio-lungo termine insieme al nostro allenatore Fausto Scarpitti, quindi questo progetto deve assolutamente andare avanti, perché noi, dopo l'era Colini in cui abbiamo vinto di tutto e di più, abbiamo deciso di adottare una strategia diversa, cioè lavorare con un budget consolidato, un budget molto sempre importante, però diciamo più calmierato e più intelligente, dico io. E quindi ecco, all'interno di questo budget, di questa nuova struttura consorziale che si è formata dietro l'Italservice, e cerchiamo, ecco così, di costruire qualcosa di positivo. Chiaramente un anno è poco, i risultati si dovranno vedere nell'arco di 2-3 anni, quando diciamo i giocatori sono assemblati, quando i giocatori iniziano a giocare a memoria, quando iniziano a conoscerci. Chiaramente buona parte della squadra è nuova, quindi sai, è difficile che questa squadra possa rendere al top. È già un miracolo quello che abbiamo fatto, quindi sicuramente un progetto importante, un progetto futuristico, un progetto che andrà avanti.